Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati qui su Stranded Raft. Vi vogliamo ringraziare per l'enorme successo della puntata scorsa, che è andata veramente alla grande, non so come mai, ma vi ringraziamo, quindi pollicioni su per voi solo per questo. E inoltre in questa puntata, insomma, come promesso, abbiamo pensato di andare alla ricerca dell'argilla, perché ci serve per fare il maledetto faro. Quindi andiamo verso il nostro porticciolo, che tra l'altro ci avete suggerito un casino di nomi. E abbiamo pensato neanche uno troppo complicato, ma uno che più o meno c'entrasse un attimo anche col canale, per non chiamarlo, non lo so, Porto Carota. E vabbè, tipo non era male, Carota. Non lo so, l'ho suggerito io adesso. Ah, ok. Porto Carota. Pensavo fosse suggerito da qualcuno. No, nessuno ha suggerito Porto Carota, ragazzi. Va bene. Infatti molti di voi ci hanno suggerito tantissimi nomi. Tra l'altro prendiamo un attimo ste barchette. E c'è stato tipo uno che aveva suggerito Start Port o Port Start, perché appunto c'entrava col nome del canale. E ci sta, secondo me, no? Sì. Sì. Ce n'erano tanti fighi, perché erano praticamente tutti fighi, solo che appunto... Siete veramente creativi, ragazzi. Il porto della sfiga. Sì, è vero. Dobbiamo cercare principalmente argilla, per adesso, sì. E sabbia per farci l'isolotto del faro. Però l'argilla serve per il faro, la sabbia serve per l'isolotto. Sfiga ci sta come nome per il porto, perché dovete capire che nella scorsa puntata vi avevamo detto che avevamo intenzione di mettere tipo le botole di legno dove avevamo lasciato lo spazio libero. Esatto. Bene, ci abbiamo provato, ragazzi, però è la versione 1.8 e le botole col cacchio che si mettono in quel modo. Infatti non si mettono per niente. Sì, infatti devono avere un blocco davanti e fa abbastanza schifo da vedere, quindi... Sì, cioè non si può più togliere, cioè non si può più, non si poteva togliere il blocco davanti e così rimaneva poi la botola in piedi. Guarda, lo faccio vedere subito. Sì, guarda. Così metto ad esempio la botola come la volevamo noi, era così, alla base del blocco, poi tirandola su si alza e qui ci sarebbe stata una specie di recinzione che teneva la botola. Come per alcune nostre costruzioni, se non sbaglio, avevamo fatto una cosa simile. Sì. Il problema è che appunto nella 1.8 rompiamo questo blocco e cade la botola. Semplice. E non possiamo fare niente. E quindi niente. La nostra idea è andata in fumo. Allora, Lari, ti dico, su quest'isola ho fatto il giretto giro tondo, di argilla non ce n'è. Dobbiamo cercare delle zone un pochino più basse. Quella che aveva la palafitta aveva un po' di argilla perché c'era il lago dentro. Quel lago era perfetto. Ok, io prendo un attimo di minerali perché ci fan bene. Io ho preso del ferro. Ora, prendiamo tutta sta roccia, mannaggia la miseria, cavernicoli che non siamo altro, perché tanto vale che prendiamo che la roccia ci serve per gli utensili, quindi... Sì, in effetti, non hai tutti i torti. Non so a cosa serve la ghiaia nello Stranded. Sarebbe la challenge a riguardo, che però riguarda la selce che trovi nella ghiaia. Oh, si potrebbe usare per esempio come pavimento, c'ha sto aspetto figo. Ah, è quello tipo un po' crepato, sì, è questo. Sì, da stradina, tipo che porti al faro. Torno al faro, ti fai la stradina, direi che ci sta. Sì. Non ci manca che metterci in marcia e andiamo a quell'isola, ma ti ricordi dov'era? No. Bello! Ma io ho il presentimento che ci stiamo di nuovo perdendo, ragazzi, Io ho la brutta sensazione che... Ma tanto la bussola, oh, no, altra isoletta inutile. Che non avrà argilla sicuramente. L'argilla, ragazzi, dobbiamo trovare quell'isola. Ma direi di non allontanarci comunque troppo. No, andiamo da sta parte allora, non andiamo più in là, perché come avevamo fatto una puntata scorsa, se ti ricordi, siamo andati per un quarto d'ora dritti, sì. E la mappa praticamente... No, la miglior scelta, Vlad, è come ci dicono anche nei commenti, collegare le isole. Non è questa, però queste sono nuove. Aspetta, le avevamo viste. Sì, sì, no, sì. No, sì, le abbiamo viste, ma secondo me qui c'è l'argilla, ragazzi. Qua mettiamoci un attimo a cercare. No, solo... Cos'è? Cos'è cosa? Lapislazzuli. Vabbè, ho trovato i lapislazzuli che ci serviranno per il colorante. È vero, le patate dove sono? Non le abbiamo più trovate. A noi ci sta sfuggendo una direzione, secondo me, invece. Perché... queste isole le abbiamo già viste. Secondo me una direzione non l'abbiamo fatta. Non l'abbiamo presa. Lapislazzuli. Prendili anche quelli. Tanto ormai il colorante l'abbiamo fatto. Altro non serve. Cioè no, secondo me... Allora, Vlad, facciamo così. Questa puntata dovremmo dedicarla a farci i ponti che comunque almeno segnino le direzioni o comunque le isole che abbiamo già esplorato. Quindi, tanto vale. Torniamo a casa. Ci facciamo un botto di lastre. Una cosa che bisognerà risolvere coi ponti che... Beh, a parte la lunghezza. Quindi per adesso... Vendo da sola, fermate con la zattera, guarda! Te la fermo io. No, scherzo, ma poi... Ma perché?
dobbiamo fare i ponti, però sarebbe figo fare anche un punto del ponte che puoi in un certo senso alzare, così puoi attraversarlo con la barca. Ah, ho capito, tipo quelli londinesi. Sì, ma un'idea molto più povera, tipo delle botole nel mezzo del ponte, che fai clic destro, tac, si alza la botola e tu passi. Prendiamo un botto di assi e partiamo già con la fabbricazione dei ponti. Oh, ragazzi, poi voglio anche i nomi dei ponti, per ciascun ponte voglio un nome. Allora, ragazzi, dopo un bel po' di farm in off camera, come avrete visto, vi abbiamo risparmiato, insomma, la tragedia. Sì, esatto. Ci siamo fatti un bel po' di stack di assi e di lastre, perché e di staccionate. È vero, anche di staccionate, perché è giunto il momento di costruire il primo ponte verso un'isola, che è probabilmente quella che abbiamo esplorato per prima, no? Quella lì, non so se la vedi perché è un po' distante. Sì. Quella con la nave accanto. Direi di farlo ad L, tipo andiamo in là verso il gommone giallo. Sì, in effetti, andiamo fino al gommone, così facciamo due cose in uno. Colleghiamo prima il gommone e tre stack ci basteranno giusto per il gommone. Esatto. Falla di tre, no? Tanto vale. Sì. No, facciamola di tre, come questo. Solo che a sto punto non mettiamo protezioni a lato. Ah, va bene, va bene. Metteremo al massimo avanti. Sì, esatto, sì, perché non abbiamo materiali per farlo. Però voglio vedere quanto mi serve giusto infatti, per... io adesso ne faccio un botto, voglio vedere anch'io. Perché ho tre stack di lastre, ma secondo me due tutti me li occupa solo fino al gommone, me ne serviranno altri. Io solo uno stack, no, due stack, uno da 64 e uno da 56. Se sbaglio pure, allora... No, non posso tornare su, Lari. Non romperla, fammi salire. Ah, ma non ce la fai secondo me. Ah, sì. Ok, mi metto la terra nell'inventario così mi faccio una scala nel caso cado. Io sto già a metà stack. Se finiamo il primo ponte è già una buona cosa, ragazzi, visti i materiali che abbiamo. Partiamo il ponte fino al gommone, no? E poi corviamo. Sì, che geni. Ma dal lato del gommone andiamo verso l'isola. Esatto. Cioè lo mettiamo come se fosse una parte del ponte. O al massimo togliamo poi tutta la lana, lasciamo la cassa sopra una lastra di legno. E vabbè, io faccio solo questa fila, allora. Non so te quante ne hai usate, ma io ho usato uno stack. Io ho usato uno stack da 64 e adesso sono all'altro che era da 53-54. E da qui dobbiamo andare verso l'isola. Aspetta, la facciamo da qui dritta? No, facciamola un pochino più in qua. Però mi dà fastidio che ci sia sto gommone comunque. No, tanto adesso lo togliamo. No, l'idea secondo me è quella di allungare ancora un pochino il ponte di qualche blocco. Sì. E poi lo portiamo a L, non da qui direttamente. Quindi facciamola ancora un po' qui. Non si può mettere niente perché c'è il tappeto. Che è già chi guarda qua, che autostrada. Ti passa la voglia, ce la facciamo col treno. Ah, stai andando già in là? Andiamo così? Giusto. No? Ok. Vado a fare altre lastre e nel frattempo continuiamo. Vlad, io qua ho concluso da quest'isola. Te come hai concluso la parte centrale? Sì, hai visto? Sì. Ragazzi, è stata una fatica boia, perché non ve lo immaginate. Ma c'è stato veramente un casino di lavoro. Perché abbiamo dovuto abbattere non solo gli alberi della nostra isola, una buona parte, ma anche di quest'isola che, insomma, abbiamo collegato con la nostra. Non ci rimane ora che prendere del legno e fare, sapete, sempre quei cacchio di pali che sorreggono un attimo la struttura, e mettere delle torce per illuminare un attimo anche tutto sto perimetro, tutta sta autostrada. Però non possiamo neanche sapere ogni quanto mettere le colonne, perché non sappiamo quanto è lunga sta roba. Altro mettiamo quanto sempre sono profonde, Lari, cioè guarda se ti immagini nel centro, sarà profondo 30 km. Vabbè, approssimiamo un attimo, ragazzi. Sennò viene più alto di un albero. Un modo ce l'ho, magari non partiamo dal basso, parti dall'alto. Sì. E te lo fai verso il basso fino a un certo punto, mm-hmm. No? Fino a terra. Ce li hai dei tronchi? No. Allora facciamo che appunto te stai andando di là, ti vedo andare via in lontananza, te inizi a fare da lì le staccionate, le cose con i tronchi, e io inizio a farlo da questa parte, va bene? Ok, va bene. Ci siamo, ragazzi, stiamo per completare finalmente tutto il ponte, è stata veramente una fatica, ragazzi. Aspetta. È l'ultima volta che lo faremo. Non l'abbiamo neanche fatto fino in fondo, come vedete, perché è traumatica la cosa. Non tra l'altro non riesco a più a risalire. Infatti. Di nuovo. Vabbè, sacrifichiamo questo tronco, sali. Anzi no, così. No, tada. Oh, perfetto. Okay, questo. Dobbiamo rompere questo, che era in orizzontale. Vabbè, rompo anche questo, anche se finirà negli abissi. Sì. Invece no, l'ho raccolto. Questo. Togliamo lo scalino. È a posto. Ce l'abbiamo finalmente fatta. Finalmente. Guardate che casino.
È veramente una quantità di materiale usato. Esatto. No, stavo per cadere in immenso. Cioè, veramente non ho parole. Sull'altra isola vi dico, ragazzi, che sono rimasti solo... Quelle tre palme sono rimaste, sì, che esatto, vedete. I blocchi di mogano, perché altro la quercia l'ho finita subito. Perché non aveva senso, capite, utilizzare il legno di mogano. Poi provavamo una lastra arancione in mezzo alle balle, quindi non ci stava. Vorrei vederlo bene dall'alto, ma non posso. Oh, salendo da questa, non lo so, però è una no, figata, sulla... ragazzi. Sulla palafitta questa. Ma come? Ma non ci sali. No, vabbè, ci... senti, nel frattempo possiamo mettere le torce, perché come abbiamo detto, lasciarlo così è veramente brutto. Anche okay, perché poi la notte non si vedrebbe un tubo, quindi ci sì, serve sì, veramente l'illuminazione. Vlad, tra l'altro, ha fatto le torce, se non sbaglio, no? Sì, non forse non basteranno, eh? Te ne ho date un paio anche a te? Non credo, però ne mettiamo ogni tot, no? Mettiamone ogni due, tre blocchi. Mettiamo ogni tre, va. Quindi dopo questa, uno, due, tre. Poi la zatterina lì l'abbiamo lasciata perché spostare la cassa con le challenge non ho spazio, come potete ben vedere, mi servirebbe l'inventario completamente vuoto. Lo farò poi più avanti in ogni caso, tanto solo da rompere quei cubi di lana, quei blocchi di lana, come li vogliamo chiamare. Metto uno anche qui nell'angolo. Poi ecco, ti sfiderò poi ogni volta a farti tutto il ponte in parkour. Ma tipo, sai, no! Sul legno, sali sul legno, salti, anziché fartelo sulle lastre, vero, te lo fai tutto così. Poi voglio vedere chi cade, perde. Ah, ecco, poi... Non basta le torce! No. Neanche a me. Vabbè, gli ultimi poi li metteremo dopo, però quasi tutto il ponte è completo. Sì. E un'altra cosa che per adesso mi sembra che non ho, ho solo 7 scale a pioli, è da mettere ogni tot delle scale a pioli nel caso cadi dal certo, ponte, sennò come fai infatti a risalire? E poi dovremmo anche decidere, per esempio, di mettere le botole, ragazzi, quelle appunto che rendono il ponte di quelli apribili. Ah, è vero, è una riusciamo metà... a passare con le nostre zattere. E poi avevo pensato che comunque questo è il primo ponte che collega un'isola, giusto? Sì. Correggetemi se sbaglio. E quindi avevo pensato che, per esempio, questo incrocio, sì, autostrada, tangenziale, ah, ne fai partire bene altri? Sì, però potremmo fare tipo una capanna, tipo come l'altra. Ah, che ne so, sì, magari tipo qua mettiamo tutti i materiali che abbiamo raccolto dalle varie isole e poi li trasportiamo all'isola nostra principale. Una ci specie sta, no? di deposito, checkpoint, tipo esatto, qua droppi la roba, poi la sposti sempre di più verso casa. Infatti, infatti. Sì, sì, sì. Se avete invece altri suggerimenti per come magari decorare questo nostro... ponte. Ponte? Vogliamo il nome, ragazzi, mi raccomando. Fatecelo sapere nei commenti, perché per esempio potremmo... Avevo pensato di utilizzare per esempio i cancelletti, perché di solito hanno l'aspetto carino. Ora non so... Ai lati del, di questi tronchi? No, proprio collegare i tronchi con il sì, cancelletto. Sì, sì, ci sta. Secondo me potrebbe anche starci. Fatecelo sapere, il vostro parere. Per il resto, invece, abbiamo completato appunto il primo ponte, che tra l'altro ci avevate suggerito di farlo appunto anche nelle puntate scorse, ma non abbiamo avuto il tempo, infatti ci siamo dedicati al porto. Quindi, ragazzi, speriamo che, insomma, vi abbiamo resi felici, quindi nel no, caso... No, sono caduto in acqua! Ok, va bene. Iscrivetevi se non l'avete già fatto e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! Ciao.